il fatto che una manifestazione che ha una forte radice territoriale, ma che ha una proiezione nazionale importante con la radio, la televisione, la carta stampata, è servita al territorio e allo stesso tempo le strutture del territorio hanno fatto il bene della manifestazione. Quando ci siamo visti per la prima volta con il neo sindaco allora Carancini, lo stimolo che ci è arrivato, ma lì è stato trovato terreno fertile, era proprio verso quello era una direzione, cioè di amplificare quello che in fase progettuale già c'era, in fase sperimentale più che progettuale, cioè dei semi del festival in città. Quei semi non, direi che sono cresciuti a dismisura, perché adesso la Controra è veramente diventato un festival nel festival. Musicultura è l'unica iniziativa, evento che è cresciuto in termini di impegno da parte dell'amministrazione in questi 4 anni. E lo abbiamo voluto grazie alla disponibilità, direi anche al genio, all'originalità di Ezio e di Piero Cesanelli rispetto a quel progetto a cui facevo riferimento prima. Quindi molto investimenti, ma investimenti per esempio sul territorio, sul luogo che è un po' la nostra fotografia, il nostro luogo simbolo, che è il centro storico. Investire, quindi coinvolgere i commercianti, coinvolgere gli esercizi commerciali, coinvolgere tutti era un po' il nostro obiettivo e su questo credo che avere per una settimana personaggi importanti, quindi abbiamo cercato di dare anche una vera e propria anima alla scelta culturale e lo abbiamo voluta al centro storico.